Eccellenza, ben arrivato alle Olie. Oggi una giornata di grande festa, no, per Monsignor Gennaro Divola? Per lui che festeggia i 60 anni di sacerdozio, ma anche per la Chiesa e per la, soprattutto per questa comunità che lui ha servito così a lungo e con generosità e con grande impegno. Ecco, diciamolo chiaramente, che cosa ha rappresentato Don Gennaro Divola per la Chiesa Euliana e soprattutto per la Basilica di Canneto? Beh, l'artefice ha rappresentato il tutto, ha iniziato, ha lavorato, ha servito, ha veramente fatto crescere molto sotto l'aspetto spirituale, ma anche direi morale, questo ambiente. Quindi la città di Leni, ma la comunità e tutti noi gli dobbiamo riconoscenza e gratitudine. Ecco, ci avviciniamo alla festa del patrono San Bartolomeo. Anche questa notte le Olie sono state miracolate perché c'è stato il terremoto molto forte ed è stato avvertito anche qui. Sì, noi continueremo a pregare San Bartolomeo e tramite la sua intercessione il Signore, perché veramente sempre le isole continuano ad essere risparmiate. Perché abbiamo già tante difficoltà. C'è la crisi e una stagione turistica molto arruffona. Ecco, cosa si sente di dire agli uliani? Dobbiamo continuare, non demordere, continuare a guardare sempre avanti con speranza, coraggio. Momenti difficili nella vita ce ne sono, direi nell'esistenza personale, ma anche nelle famiglie e nelle comunità. Questo è un momento che tocca non solo una famiglia e una comunità, ma che tocca una nazione e forse un intero continente. Quindi direi non demordiamo. Eccellenza, una parola per i fratelli Viviano che da 23 giorni sono a Roma, immagino che al corrente, no, della distrofia muscolare, vorrebbero la stamina come speranza per la vita. Ecco, una sua parola. Ma è la parola di chi vuole bene e di chi vuole il bene delle persone, di chi vorrebbe la felicità, non solamente quella spirituale ma anche quella materiale di ogni uomo. Dunque mi auguro che veramente possano avere quell'aiuto, quel sostegno e tutto ciò che può essere utile e servire loro per ritornare in mezzo a noi serenamente. Bene, grazie. Eccolo qui Don Gennaro Divola, il protagonista di questa giornata che sicuramente rimarrà indimenticabile. Io credo che il grande festeggiato sia nostro Signore, perché lui mi ha chiamato alla vita, mi ha chiamato alla Chiesa, mi ha chiamato al sacerdozio e per 52 anni mi ha conservato in questa parrocchia, 60 anni di sacerdozio, 84 anni di vita, sempre a gloria di Dio, a servizio delle anime. Grazie. Tutta Canneto è con lei e non solo, direi. Ringraziamo il Signore, sono stati 50 anni di pace religiosa e si sono sempre più rassodati i vincoli della fraternità tra noi e della religiosità col Signore. Bene, grazie. Ecco qui Monsignor Marra, salve, eccellenza. Ben arrivato alle Olie per questo giorno di festa, certo, per celebrare Don Gennaro Divola. Certamente, un grande sacerdote che ha servito la Chiesa e direi tutte le isole Olie, col suo esempio soprattutto, di un santo sacerdote. Io sono ammirato di quello che lui ha fatto in questi anni, 52 anni di essere parroco qui in questa comunità. E quindi è giusto che si festeggi, diciamo, questo anniversario e certamente merita molto Monsignor Divola. Monsignor Marra, una parola di speranza per i fratelli Viviano di Lipari che sono affetti da stamina, sono ben quattro in famiglia e che da 23 giorni protestano notte e giorno a Roma davanti Montecitorio e il Quirinale e la Mamma Provvidenza ha anche scritto a Papa Francesco per far sentire la sua vicinanza. Ecco, cosa possiamo dire? Loro lottano per la stamina. Sì, io non conosco la loro situazione, comunque tutta la solidarietà umana e cristiana da parte di un vescovo non può mancare e quindi mi auguro che i loro problemi possano essere affrontati rapidamente e risolti. Una parola anche se possibile anche dal Papa appena ritorna a Roma. Ma il Papa probabilmente saprà, sarà informato,
perché ha coloro che lo informano, e quindi portarsi su questo non vorrei aggiungere niente altro. Grazie, grazie.